Allora, Presidente Tarabotto, finalmente una bella giornata serena, abbiamo visto una squadra che ha meritato una vittoria così larga, ma forse già da Legnano avevamo visto un Vado con un approccio diverso. Esatto. Hai detto tutto te già, non posso dire niente. A Legnano avevamo visto già un modo di giocare diverso, abbiamo perso come abbiamo perso, va bene. Oggi vogliamo dire che siamo stati bravi, è andata bene, che abbiamo pareggiato la fine del primo tempo, quindi siamo entrati nello spogliatoio col pareggio. Vogliamo dire che siamo stati bravi, è andata bene, che abbiamo segnato subito, però poi dopo la partita ce la siamo conquistata soprattutto col cuore. Abbiamo giocato abbiamo giocato, c'è qui un esempio, Gulli, come per tutti, come di giocare veramente dando l'anima. Sono contento di tutti, ecco, squadra giovane anche, Casazza è andato in cielo a segnare. Anche nuovi bene. Valenti, no? Valenti direi, i nuovi bene, Valenti, cosa devo dire, benissimo, benissimo. Non posso dire altro, però tutti, a partire dal mister anche, finalmente l'ho visto un po' più sereno. Voglio dire una cosa, se lo merita anche lui di essere un po' più sereno, dai. È una dedica oggi penso sia scontata, no? Per Renzo Porotto. Non volevo, nel senso, non volevo parlare, dispiace. Non voglio cadere nella banalità, io l'ho conosciuto negli ultimi anni. Però ci eravamo attaccati tutti, c'era chi lo conosceva di più, quindi chi può aver patito di più di me la sua perdita, è una perdita che rimane e non posso altro che fare condoglianze a tutta la sua famiglia e dire che gli abbiamo voluto tutto, ha saputo farsi voler bene, ecco, non voglio andare nelle banalità, dispiace, ecco. Grazie. La combinazione, aver vinto oggi è proprio tutta per lui, ecco.